Siamo con Gianni Di Pangrazio, candidato sindaco del comune di Avezzano, uno dei due che andrà al ballottaggio assieme a Italo Cipollone del centrodestra. È una sfida molto serrata. Allora, 10 punti di differenza tra voi due. Lei è favorito. Beh, sono favorito, sono 11 punti di differenza. 11 punti sono 3.000 voti, quindi più di 3.000 voti. Penso che sono favorito perché io rappresento e sono il candidato della città di Avezzano, il candidato di tutta la città. Tant'è vero che io sono riuscito a rompere anche gli schemi perché la mia discesa in campo è stata una discesa come tecnico e come tecnico ho precisato che non avrei messo paletti, quindi avrei voluto accanto a me una squadra di candidati e comunque di persone fuori dagli schemi precostituiti dei partiti, ritenendo che alcuni partiti hanno dichiarato proprio il loro fallimento e come il PDL in particolare si è liquefatto. Noi ci siamo rivolti appunto a tutto il popolo di Avezzano, particolarmente naturalmente a tutti coloro che vogliono il bene di Avezzano e non vogliono che ci siano interferenze esterne da fuori Avezzano nella gestione della città di Avezzano. Questi 6 punti di differenza che le mancano per vincere le elezioni, dove li troverà? Ma diciamo che non mi mancano i 6 punti, perché se si fa poi lo scontro, diciamo che siamo comunque sopra il 50% rispetto ai due, ma seppure volessimo far riferimento ai numeri, so benissimo che nessuno degli altri, o penso nessuno degli altri candidati sindaci, possono pensare di andare, a schierarsi con il PDL. Un PDL, ripeto, che ha danneggiato fortemente Avezzano, quindi è un'eredità che deve rimanere solamente al PDL di Avezzano. Noi pensiamo che tutto l'altro mondo del centrodestra invece sta con noi, perché è un centrodestra moderato, un centrodestra che vuole e ha idee, che vuole in qualche modo far progredire Avezzano e non vuole appunto, come ho detto prima, che Avezzano sia gestita da fuori Avezzano. Poco fa lei parlava con Pier Ferdinando Casini al telefono, l'UDC è convinta di questo progetto. Mi facevano gli auguri Lorenzo Cesa, il commissario regionale, ho visto Casini, sono convintissimi perché io rappresento il popolo, diciamo, del domani e quindi so che l'UDC sta costruendo intorno a sé, ma alleandosi anche con altre forze politiche, sta creando una nuova bandiera, ma diciamo un nuovo volto dei partiti del futuro, insieme ad altri partiti che quindi creeranno una stabilità e penso maggiore etica nella gestione dei partiti e maggiore amore per la propria città e per la propria nazione, cosa che da parte di molti politici, di qualche partito, anzi di molti anche partiti, c'è stata poco. Proprio questa presenza del centro, diciamo così, e in parte anche del centrodestra, le renderà un po' più difficile intercettare i voti della sinistra di Avezzano. Ma no, diciamo che insieme nella mia coalizione c'è il Partito Democratico che rappresenta un centro-sinistra molto moderato e quindi penso quindi che anche chi si rivede e si considera ancora più di sinistra, come penso chi abbia votato al SEL, alla Ferragalli, che è Certo. una ragazza molto in gamba, così pure altri che possono non aver votato o votato al candidato Di Matteo, penso che nella scelta tra i due candidati, Di Pangrazio e Cipolloni, penso che non possono che scegliere Di Pangrazio, in quanto scegliendo Cipolloni sono etichettati e sarebbero ben individuabili una destra PDL e basta. Io
noi, ripeto, come ho detto prima, invece siamo senza questi steccati e quindi aperti alle novità e alla innovazione. Da precisare una cosa, che nel nostro programma curiamo molto, e questo è importante, condiviso anche da alcuni moderati e anche da alcuni sindaci del candidati del centrodestra, e mi riferisco alla De Cesare e alla Cosimati, sì, che guardano con molto favore, e tanti punti del nostro programma sono simili. Uno è quello con la Cosimati, che riguarda le donne, e quindi penso che ci sia un'attenzione anche da parte della Ferragalli. Quello con De Cesare, ci sono alcuni punti di eticità, di trasparenza, di gestione economica, di efficienza della macchina amministrativa, ma penso, ecco, nel nostro programma poi ci siano dei punti importanti sull'ambiente che non possono che abbracciare anche il mondo della sinistra, riferita ecologista, appunto al CEL e ad altri partiti che comunque non accetterebbero mai l'altra parte, che invece è una parte classista e che in qualche modo poi ha gestito Avezzano in maniera veramente deplorevole, facendo diventare Avezzano veramente non la prima città della Marsica, non la città leader anche per confrontarsi con la stessa L'Aquila, ma hanno fatto diventare Avezzano una città di secondo ordine, perché ci sono stati altri paesi che hanno avuto invece il predominio su Avezzano. Parliamo di Celano. Parliamo di Celano, che ha agito attraverso il coordinatore regionale, ha agito in maniera molto possessiva nei confronti di Avezzano, e spogliando proprio poi Avezzano di quelle strutture che Avezzano invece tradizionalmente aveva, e mi riferisco alla totale abbandono da parte dei vertici del PDL e naturalmente anche del sindaco di Avezzano di quella tutela minima che doveva essere fatta, ma mettendoci denti e battendo forte i pugni sul tavolo per difendere tutte le istituzioni, a partire dal Tribunale, dalla Forestale, all'Arsa, all'Agenzia delle Entrate, mi fermo qua, per non dire CRAB, eccetera, che invece per la totale assenza di questa politica verticistica e oligarchica hanno completamente curato altri territori, abbandonando Avezzano a se stessa. Lei ha parlato di Filippo Piccone, proprio lui ha dichiarato in questi giorni alla stampa che il suo candidato ha un margine di recupero di 20 punti, mentre voi le vostre potenzialità le avete esaurite. Che ne pensa? Beh, questa ancora una volta si evidenzia come non parla il candidato Cipollone, ma parla il suo diretto superiore. Avezzano dovrebbe sapere, il senatore Piccone, che vuole essere gestita da Avezzano e dagli avezzanesi, per cui dovrebbe un attimino attenersi a fare il sindaco di Celano, perché ha molta necessità di fare il sindaco, dovrebbe andare a fare il senatore e curare e far curare Avezzano dagli avezzanesi. Dico questo perché le cose che dice sono del tutto insensate, e probabilmente perché vive una realtà diversa da quella di Avezzano, perché lui vive a Celano. Un'altra dichiarazione di Piccone, questa un rumors più che una dichiarazione, pare che abbia bacchettato il presidente della provincia Antonio Del Corvo, che le ha consentito, tra virgolette, di fare campagna elettorale. Che ne pensa? La provincia dell'Aquila non è né di Del Corvo né di Piccone, la provincia dell'Aquila è degli aquilani, degli avezzanesi, è della provincia. Questo mi sembra un atteggiamento oligarchico di Luigi XIV della Francia, che pensano che la provincia sia proprietà privata. La provincia è dei cittadini, non è certamente di Piccone. Del Corvo ha fatto bene, Del Corvo ha agito in maniera normale, come dovrebbe agire un presidente, a livello istituzionale, e mi pare che Del Corvo i successi li stia dimostrando sul campo, e quindi non ha bisogno delle bacchettate di Piccone, perché Piccone dovrebbe pensare a se stesso e non certamente a chi sta gestendo la provincia bene.
Quindi mi sembra un'uscita del tutto fuori luogo e del tutto fatta da chi pensa appunto di gestire le cose della propria casa, ma le cose della propria casa ognuno le gestisce familiarmente, ma le istituzioni e le cose pubbliche sono ben altro dalla gestione del proprio habitat. Un'ultima domanda, lei ha detto, ha fatto presente chi non può che votare voi rispetto a Cipollone al secondo turno, significa che non ci saranno apparentamenti formali? Ma diciamo che apparentamenti formali, non ho pensato ancora degli apparentamenti formali, ma io ritengo che ci siano delle intese sicuramente, perché tanti dei candidati sindaci si convergeranno nelle idee del sottoscritto, che sono quelle appunto di far parlare il sindaco di Avezzano e di non permettere al sindaco di Celano di parlare per il sindaco di Avezzano. E quindi questa già mi sembra una forte volontà che penso sia a cuore degli altri candidati sindaci. Grazie.